si è chiusa con questa passerella contro Foligno, questa stagione meravigliosa arancione, imbattibilità interna, e quest'oggi la soddisfazione di vedere in campo anche un giocatore come Galasso, sfortunato, che ha fatto il suo debutto. Ma sì, direi è stata oggi veramente il giorno dell'apoteosi. Abbiamo festeggiato il ritorno tra professionisti e devo rendere merito a questa grande squadra, a questo grande allenatore che ci ha consentito di poter tornare tra professionisti. Quindi è veramente una giornata di grande felicità per me. E di questa coreografia della curva nord e anche della curva della tribuna centrale laterale, cosa ne pensi? Penso, come ho sempre detto, che parte importante di questa vittoria, il nostro pubblico, la città intera che ci ha sostenuto per tutto il campionato, è sicuramente partecipe di questa vittoria, quindi a loro il mio più grande ringraziamento. Grazie. Osannato dalla folla, da tifosi, da giocatori, portato un trionfo al termine di una stagione irrepetibile. Sì, direi io direi due stagioni irripetibili, una e mezza, conclusi tutti e due con la vittoria di qualcosa, ma questa è certamente la vittoria più importante, quindi io ringrazio tutti, ringrazio soprattutto i miei giocatori, ma ringrazio il pubblico, ringrazio la società, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato la voglia che avevo perso 4 anni fa. Questa città me l'ha ridata, me l'ha restituita, e quindi l'inchino che ho fatto è proprio un segno di grande affetto e di grande riconoscenza che ho verso questa città, verso la società, verso i miei giocatori e verso tutti. Ora voltiamo pagina, perché il tempo non dà tregua. Comincia la pool scudetto, Lucchese e Ancona, due squadre toste, ma la tua al cospetto di queste com'è? Ma io le altre non le conosco, l'abbiamo affrontato soltanto in Coppa Italia, ancora non l'ho mai vista. Credo la Lucchese abbia fatto un campionato straordinario, ha una squadra molto grintosa, un allenatore molto importante per questa categoria, uno che dà molta carica, ha un vantaggio rispetto a noi che è quello che fino ad oggi sono stati altamente concentrati sempre, mentre noi è da un mese, è da 21 giorni che abbiamo vinto il campionato, e quindi è normale che qualcosa lasci sul campo. Hanno continuato a giocare sempre i soliti, noi abbiamo alternato tutti quanti i giocatori, e quindi abbiamo questo piccolo svantaggio, l'Ancona nelle nostre stesse condizioni, perché ha vinto il campionato nella stessa nostra giornata, e quindi sarà questo gap dobbiamo ridurlo soltanto con la grande professionalità, il grande impegno che questa squadra ha sempre dimostrato. Quindi da martedì dobbiamo ricominciare ad allenarci, ma l'abbiamo fatto sempre in questi giorni, però con una cattiveria, con una determinazione, con un coraggio ancora maggiore, perché dobbiamo ritornare a giocare ad altissimi ritmi come abbiamo fatto fino alla partita della Pianese, con le persone, con i giocatori che oggi hai preservato dai vari infortuni e dalle diffide. E questo mi sembra ovvio, per quanto io ci tenga a questa competizione, perché sennò oggi faccio fare la solita passerella a tutti, oppure per aumentare i record schieravo la migliore formazione anche nelle altre giornate, perché questo rimaneva nella storia. Ma io ho sempre pensato agli obiettivi, e l'obiettivo dopo questo era quello di vincere la pool scudetto, quindi ho pensato di risparmiare chi ha giocato tanto, di alternarli, e quindi la domenica è normale che la formazione non la deciderà più il cuore, ma la decideranno le cose serie, cioè quella di mettere in campo quelli che io ritengo nel momento quelli che possono garantire il meglio. Grazie.